Allora, continuiamo la nostra trasmissione e intanto vi ricordo che domenica 14 è la festa della mamma. La festa della mamma si festeggia regalando un'azalea. Le azalee le trovate da Patrizia Fiori in via Giorgio Arcoleo 130 di fronte allo showroom della pelletteria Bruno. Benvenuto a Rosario Bruno. Grazie. Piaciuto? Ben trovato. Perfetto, ben trovato, come stai? Mi scrivo. Sì, una specie di, stavo dicendo una rosa, ma nel caso devo dire una azalea. Una azalea. Come andiamo? Presidente della Confcommercio di Caltagirone. Sette meno stai? Sei e mezzo, non è troppo fatto. Allora, senti, Rosario Bruno è qui nella qualità di Presidente della Confcommercio perché da tanto tempo si occupa di COSAP e ha cercato di dare delle sollecitazioni, delle idee alla pubblica amministrazione per cercare di agevolare l'utilizzo del suolo pubblico, mettendo in condizione i commercianti con le difficoltà economiche che si vivono per cercare di sostenere questo costo e quindi aiutare anche la pubblica amministrazione che spesse volte con certe tariffe poi non riesce a riscuotere e come niente. A te il microfono, prego. Sì, no. Da tempo hai fatto bene a ricordare, a sottolineare questa cosa. Una delle nostre cose insomma, che ci stanno molto a cuore perché vengono coinvolti decine e decine di esercizi commerciali, l'incidenza della COSAP e quindi della tassa del suolo pubblico è cresciuta per tutta una serie insomma, di eventi degli ultimi anni, era già esosa prima. Quindi figuriamoci con le sopraggiunte difficoltà dell'ente e degli obblighi diciamo, stringenti rispetto al fatto che nel post-dissesto, purtroppo troppo spesso lo dobbiamo rinominare, ma in buona sostanza è quello che è accaduto. Mi spiace se ti dico di avere un tono di voce più acceso. Sì, ma in buona sostanza quello che diciamo, è cambiato nel percorso degli ultimi anni è che quello che era già esoso come costo del suolo pubblico è cresciuto in maniera esponenziale. Certo. Per cui oggi pomeriggio, per esempio, trattavamo un ragionamento con un nostro associato, non dico la via, ma dove l'affitto è 450 euro del locale in questione e il suolo pubblico che paga per quella terrazza è 1000 euro. Per cui tu capisci che certo. Diciamo, era un argomento, ma non è solo questo. Quello che anche altre volte in trasmissione, in questi studi, abbiamo sottolineato una cosa che era importante e quello che poi abbiamo sempre proposto negli ultimi anni, e cioè dire che incidendo su questo noi riusciamo a innescare un meccanismo che va a premiare il commerciante, l'esercente che aderisce, come dire, a questo nuovo auspicato regolamento. E quindi nella fattispecie se il commerciante, il bar, il ristorante, il pub, eccetera, si programma seguendo lo schema che sarà poi l'amministrazione a mettere in piedi, aderendo a questo nuovo regolamento può rivitalizzare anche notevolmente non solo il centro storico ma pezzi, parti della città. Perché? Perché il nuovo regolamento cosa dovrebbe prevedere? Che se quell'esercizio commerciale, quell'attività commerciale, aderendo e quindi proponendo un certo numero di spettacoli, che possono essere non solo piccoli spettacoli musicali, ma anche immaginiamo artisti di strada, intrattenimenti, insomma, cioè, lo spazio è molto ampio. E quindi immaginiamo questa cosa sul centro storico che va a rivitalizzare non solo, poi tra l'altro sottolineato non solo il centro storico, ma chiunque e nei vari quartieri dove può sorgere questa necessità. A quel punto hai una compensazione, del resto quel tipo di vocazione di attività commerciale è tra virgolette quasi costretta
a inventarsi anche delle cose, dovrebbe farle comunque queste cose per cercare di essere attrattiva nei confronti del suo pubblico potenziale. Quindi è una cosa molto importante, è una cosa molto importante. Domani sera verrà trattata un consiglio comunale, per cui noi, tra, alcuni di noi saranno anche presenti domani sera in consiglio comunale, perché è una cosa a cui a noi ci sta molto a cuore, che sicuramente servirà, può servire, perché vedi, le teorie sono tante, queste sono le cose pratiche che possono innescare meccanismi virtuosi. Certo. Noi riteniamo che questo provvedimento, e mi auguro che venga raccolto positivamente, come fu in precedenza, ricorderai, raccolto positivamente quello dell'abolizione del limite minimo dei 50 metri. So che poi è stata fatta, seppur diciamo, non immediatamente, ma dopo la mozione di indirizzo votata all'unanimità del Consiglio Comunale, qualche mese dopo poi ci fu una delibera di giunta che sostanzialmente ha liberalizzato questo parametro che prima limitava al minimo dei 50 metri. Ecco, queste sono le cose che innescano meccanismi, peraltro abbiamo saputo anche che ci sono interessi anche di altri insomma, commercianti o comunque giovani che si avvicinano con interesse soprattutto al centro storico, perché hanno fatto anche dei piccoli investimenti e apriranno a breve diversi locali. Quindi è la prova che quello che dicevamo insomma, e che abbiamo sempre sottolineato negli ultimi anni trova concretezza con i fatti, tanto è vero che se qualcuno di Gela o di qualche altra città a noi vicina comincia a mostrare interesse, perché addirittura fa degli acquisti immobiliari, certo, per aprire attività commerciali, questo fa bene al centro storico perché lo rende più vivo e diciamo, diventa poi un polo quartiere per quartiere di attrazione, e tutti ne possono avere beneficio a cascata. Quindi noi domani sera saremo in consiglio comunale e saremo presenti, perché ci auspichiamo che questa mozione, superando steccati, insomma, per chi la propone eccetera, non ci interessa poco, diciamo, questo tipo di come dire, di un po' di clima che venga superato e che venga raccolto, così come quando c'è stata la questione dei 50 metri all'unanimità dal Consiglio Comunale tutto, e saremo presenti anche per dare questo tipo di segnale. Va bene, allora non abbiamo niente da aggiungere, vediamo, auspichiamo che il Consiglio Comunale domani sera possa recepire questa esigenza dei commercianti, in particolare che utilizzano il suolo pubblico, venga incontro anche a questa specie di baratto, diciamo, no? Una compensazione. Di reciprocità, diciamo. Ecco, il Comune, l'amministrazione ne gioverebbe, perché rianimerebbe, diciamo, il centro storico, così sgravandosi un po' alcuni problemi. E nel contempo otterrebbe anche il risultato di rivitalizzare con la presenza di pubblico per le incentivazioni che ogni esercizio commerciale intende mettere in atto. Ma poi si liberano, permettimi di aggiungere solo una cosa, insomma, si liberano delle risorse private che possono anche liberandosi creare, seppur non tantissimo, anche qualche posto di lavoro, perché liberandosi le risorse, chi ha questo tipo di possibilità a quel punto può offrire un servizio migliore assumendo più personale. Senti, prepariamoci, speriamo bene, in bocca al lupo alla Juventus che sta giocando, naturalmente noi siamo in diretta. Tu festeggerai domenica prossima la festa della mamma? Tu sì, certamente lo farai, certo. Ti regherai da Patrizia Fiori di fronte al tuo negozio, sì, mi viene anche per le azzerete. Diciamo. Senti, tanto però questa qui, se mi consenti, la porti alla tua mamma da parte mia, così una volta. Come sei carino. Lo so. Grazie. Mi va alzo? Bene. No, te lo do io così e quindi va bene così. Grazie a Rosario Bruno, Presidente della Confcommercio, ci vediamo prossimamente. Grazie. Pausa pubblicitaria.